nell'anno 249 d.C., regnando in Sicilia Decio Cesare, il quinziano che ne era consolare della provincia siciliana, scoppia la persecuzione dei cristiani. In quell'anno viene emanato un editto. Chiunque esercitasse il devoto culto di Dio sarebbe stato condannato a dura morte. Governatore, abbiamo saputo che in città vi è una giovane di nome Agata, molto bella, di nobile e ricca famiglia. Si dice che fosse una vergine consacrata a Cristo. E non ha neanche compiuto atto di idolatria in uno dei tanti uffici preposti, e quindi non è in possesso del prescritto livello. Bene. È bella. Ricca. Nobile. E giovane. L'ammirazione del popolo catanese nei confronti della giovane Agata per le sue doti di religione cristiana non garba a Quinziano, il quale escogita con famelici pensieri di fare arrestare la giovane e poter dimostrare la propria capacità a sottomettere al suo volere persino persone più ragguardevoli. Cosicché Agata viene condotta nel tempio di una matrona di nome Afrodisia, che aveva 9 figlie corrottissime, come l'era del resto la loro madre. Vedi, abbiamo fatto questa festa in tuo onore, perché in te possa accendersi la passione per la vita e la mondanità. Gioia, è per tutti d'ora, uomini tuoi schiavi di ogni età. Canti, fascino di lusso e vanità, non il tuo cristianesimo, la tua religione. Se non accetterai tutto questo, vuol dire che torture e strati ti saranno più graditi. Se fossi al tuo posto non esiterei ad accettare. Guardami, non vedi che gioia mi dà tutto questo? Sono legato a Cristo. Le vostre minacce sono come fiume in pieno, le tirazioni come il vento. E per quanto imperversino contro le fondamenta della mia casa, essa non potrà mai cadere, perché è fondata sopra roccia ben solida. Dopo 30 giorni d'opera di dissuasione da parte di Afrodisia, la mente di Agata non fu distolta dal suo buon proposito. Console Quinziano, ho fatto il possibile per portare a termine l'incarico affidato, ma l'animo di Agata è colmo di fermezza, ed è più facile ammorbidire i sassi e rendere il ferro duttile come il piombo che distogliere l'animo della fanciulla dall'amore per Cristo. Incapace! Incapace! Ma io e le mie figlie, incessantemente, giorno e notte ci siamo adoperate per indurla ad acconsentire. Ma come terra che calpesta con i piedi, tutto disprezza. Che sia condotta qui, al mio tribunale. Qui la voglio, al mio cospetto. Povera donna. Agata viene condotta dagli apparitori dinanzi al console Quinziano. Egli, tra rabbia e amore, tenta ancora di conquistare, per i suoi fini inconfessabili, la fanciulla nobile e ricca. Quale famiglia provieni? E di che condizione sei tu? Perché mi chiedi quello che già conosci? Sai chi sono e che appartengo a nobile famiglia. Non importa chi io sia, ma quel che sento d'essere, nata libera. Sì, è vero.
conosco i tuoi nobili natali. Se attesti di essere nobile, perché porti addosso vesti non curate, mostrando di vivere da schiava? Perché sono serva a Cristo. E perché voler essere serva e schiava? Se sei nobile, libera e ricca. Il significato di nobiltà e libertà sta in questo: essere servi di Cristo. Oh, che strani voi cristiani! Pazzi, oserei dire. Quindi, chi disprezza come noi il tuo Cristo e adora gli dèi, non ha libertà, forse? Sì, la vostra libertà, come la definite voi, vi trascina a sicura schiavitù e vi trasforma in servi del peccato, facendovi sottomettere a pezzi di gesso, legno e marmi. Pazze parole! Bestemmie! Bestemmie! Severe pene ti faranno rinsavire prima che io faccia tormentare le tue carni. Confessa! Perché disprezzi la santità degli dèi? No, non dire degli dèi. Chiamali col loro vero nome. Demoni, sì, demoni infernali che voi raffigurate in statue e le cui facce di marmo e gesso coprite d'oro. Ti do l'opportunità di scegliere a tuo piacere. Subire pene atroci o sacrificarti agli dèi onnipotenti? Auguro che tua moglie sia qual la tua dea bene, e tu sii tale quale Giove tuo Dio. Che sia scappeggiata! Non sfidare il tuo giudice. Hai affermato che sono tuoi dèi quelli che la vera divinità dimostra di essere tali. Sia dunque tua moglie tale quale Venere, e tu come Giove. Capisco ormai che tu abbia scelto la via del tormento, poiché continuo ad insultarmi con fede. Tu, uomo sapiente, mi meraviglia. Come puoi non stimare chi ti augura di vivere secondo il fulgido esempio dei vostri dèi? Se sono dei dèi, ti ho augurato il bene, affermandoti che la tua vita sia tale e quale la loro. Se poi aiutami della loro compagnia, concordi con me, allora ti dico chiaro: questi sono tanto pessimi che, volendo offendere qualcuno, basta augurargli di essere tali. Ti ripeto: o sacrifica gli dèi, o soffrirai gravi supplizi. Ebbene! All'udire il nome di Cristo, diventeranno mansuete. Se mi darai le fiamme, gli angeli dal cielo faranno cadere su di me rugiada. E se mi farai percuotere, o mi procurerai ferite, la fede in Cristo mi darà la forza del disprezzo verso il tuo famelico supplizio sulle mie carni. Che sia condotta in carcere! Pentiti, finché sei in tempo! Così solo potrai salvarti dagli orribili stracci che ti dilanieranno! Tu, ministro di Satana, tu pentiti! Solo così potrai scansare tormenti eterni! Via! Alzatela via! Agata entra in carcere con fierezza, come se invitata a nozze, accesa di gioia, e si raccomanda a Dio con le preghiere.
Come ti chiami? Non parlo. Non riesce più a parlare. Come vedi, ci faremo un po' di compagnia. Chi è tua madre? Io e mia sorella l'abbiamo presa tra le fiamme prima che la sua casa si incendiasse, prima che la sua famiglia fosse... Per noi è come se fosse una sorella. Da quando l'abbiamo trovata, non parla più. Coraggio, piccolo. Pregherò per te. E anche per voi. Il giorno dopo, Finziano ordina che Agata sia ricondotta al suo cospetto. Hai meditato nella lunga notte? Affinché tu possa salvare il corpo e la tua anima. Pensa alla tua giovinezza e a quanto tu possa vivere ancora. La mia salvezza l'ho trovata. Bene. Il carcere ti ha rinserito. La mia salvezza è Cristo. Ah! Rinuncia a Cristo! E adora i dei! Tu rinnevi i tuoi dei di pietra e legna. Adora il vero Dio, quello che ti ha creato. Solo così potrai preservarti dalle penne. Console Quinziano, che sia legata al fusto e fustigata. La palma del martirio, se prima non farei dilaniare il mio corpo dai tuoi carnefici. Perseverare, se vuoi salvare la tua vita. Agata viene riportata in carcere e su ordine di Quinziano nessuno deve curarla.
Quattro giorni, Agatha viene nuovamente ricondotta al tribunale di Quinziano. Questi, come se avesse dimenticato in quale stato ha ridotto Agatha, prova ancora fascino e, ammaliato com'è innanzi alla sua raggiante bellezza, tenta di insinuarsi in lei con le minacce. Non hai ancora sacrificato gli dèi. Questa volta sarai sottoposta a più gravi tormenti. Dio ha curato tutte le piaghe da te procuratemi. E ha ridonato il mio corpo integro le mammelle. E non certo le tue statue di gesso e marmo mi hanno curata. Chi ti ha curato? Cristo, il figlio di Dio. Cristo! Non permetterò più che tu possa invocare ancora il suo nome in mia presenza! Non ho mai smesso di invocarlo. Io confesso in Cristo col cuore e con le labbra. Sono frumento di Cristo, che può essere stritolato dal tempo delle pietre, prima di diventare pane del mondo per l'eternità. Avete udito? Le sue parole l'accusano. E sia condannata! Per lei da maestà alla religione dell'impero romano. Vedremo ora se il tuo Cristo ti saprà curare. Silvano, Polconio, fate spargere a terra carboni ardenti e cocci taglienti. Che sia denudata. Rotolata sopra. Thank you.
Riportatelo in calcio. Saputa la morte d'Agata, ne porta il corpo riponendolo in un sarcofago nuovo. Durante la sepoltura, effettuata con molta cura, un giovane seguito da fanciulli biondi e riccioluti che sembrano angeli, ha accesso nel luogo dove è composto il corpo di Agata e pone nel sepolcro una tavoletta di marmo nella quale sta scritto: mente santa, spontaneo onore a Dio e liberazione della pace. Subito dopo, il giovane e i bambini vaniscono nel nulla. Quelli che hanno visto la scrittura la divulgano e rendono ferventi tutti i siciliani, cosicché giudei e pagani, concordi con i cristiani, cominciano a venerare il sepolcro di Agata. Quinziano si instrada per prendere possesso dei beni della famiglia di Agata ed arrestare tutta la sua parentela. Ma mentre costeggia il fiume... Simeto lo inghiotte. Il suo corpo non è mai stato ritrovato. Un anno dopo che l'angelo del Signore pose la scrittura nel sepolcro di Agata, il giorno del suo Natale, il vulcano Etna eruttò un grande fiume di fuoco impetuoso diretto verso la città di Catania. Una moltitudine di persone abitanti nei villaggi scese dal monte recandosi al sepolcro di Agata. Presero il velo che copriva il sepolcro e lo innalzarono verso il fuoco che scorreva in dorato. La lava si fermò. Nel 1040 il corpo di Agata fu portato a Costantinopoli da un capitano greco di nome Maniaca. 86 anni dopo ritornò grazie a due militari che lo trafugarono con la loro imbarcazione, riportandolo in patria. È il 17 agosto del 1126. Il vescovo Maurizio riceve le reliquie e da allora sono rimaste nella patria di Agata fra l'amore vivo dei suoi concittadini.